Siamo a Via Francesco Tedesco ad Avellino, dove il nubifragio che c'è stato nelle ore precedenti ha completamente messo fuori uso questa strada. Infatti, come vediamo, sono stati posti sigilli e la strada è completamente interrotta al traffico. Il manto stradale si è dunque rialzato e non è stato possibile far continuare la circolazione degli autoveicoli. Ci sarà un sopralluogo dei tecnici del comune, un sopralluogo generalizzato che è volto a capire in maniera più precisa la gravità della situazione e come si potrà risolvere nei prossimi giorni. Abbiamo raccolto anche alcune testimonianze. Niente, com'è la situazione? È tragica, è tragica. Dai, ci stiamo ancora oggi. Stanno pure i bocchi lupi, tutto trovato loro. Stanno ogni 15 giorni, fatto pure le segnalazioni dei vigili urbani. Che se ne fottino loro. Non è stato l'acqua, diciamo, con la pioggia, è l'acqua che è arrivata dalla ferrovia, che ha portato tutte queste noccioline, terra, fango e tutto, è quello che ha provocato tutto poi i condomini sono scesi, hanno aperto a mano le griglie e così abbiamo tolto tutto l'allagamento che si era creato qua a terra. Ma il problema non è la strada, ma è alla ferrovia, dove c'è il semaforo, l'acqua che scorre dalla discesa di quella strada là. Quello è il problema. Però ogni volta che viene a piovere, questo è. Una situazione che non è la prima volta che si presenta, No, purtroppo è una cosa che va avanti da molto diciamo tempo. così grave è la seconda volta. Le altre volte sì, si è verificato, ma non come oggi. L'altra volta ancora più grave perché mi entrò l'acqua fino anche dentro il magazzino, sia a me che ai locali a fianco, diciamo come cosa. Però ogni volta che piove così, questo è il problema qui. Si vede costretto ogni volta a dover prendere la scopa e a pulire davanti alla sua attività. In più poi stanno pure le macchine che passano di qua, che schizzano, perché stanno persone educate che passano piano piano, però ci stanno pure i deficienti che si mettono a correre nell'acqua e tutto. È sempre questa situazione, comunque se non prendono provvedimenti ai terreni che cade in questo canale che passa e rovina tutta la situazione. Questo è tutto. Quando stava l'acquazione stavo qua. Bell'allagamento c'è stato. Ma c'è sempre stato qui l'allagamento, eh? Da qua, io, un giorno che abito ad Avellino c'è sempre stato, È stato sempre. un rialzamento dell'asfalto, non so se ha notato, dopo il semaforo. Non ho notato niente perché sto qua dalle 4, dalle 16 di oggi pomeriggio, non ho notato niente. Ho visto l'acquazzone che ha fatto, ho visto io la polizia municipale che ha chiuso il tratto e poi niente più. E questo è sempre così. 15 giorni fa la stessa cosa. Mica hanno pulito niente, non hanno fatto niente. Si è registrato lo stesso problema di 20 giorni fa, questa volta un po' meno grave, però comunque sempre i soliti problemi. No, ma non si è alzato così l'asfalto, che si è alzato tutto quanto, qua fino a qua si è alzato fino a qua. Poi si è alzato 15 centimetri là. E non vanno mai niente, tutti i giorni, ogni volta che viene un po' d'acqua succede questo fatto. Domani mattina ci sarà un sopralluogo dei tecnici del comune. È fiducioso sul futuro di questa strada Sì, ma che continua a presentare problemi. quante ne sono state qua? Ne sono state una quindicina, ne sono state, pure che è stato qua. Tutti qua. Che hanno fatto? Non hanno fatto niente, sono state un'ora e mezza, sono state qua, tutti qua. Poi 15, poi si è girato 10 centimetri qua, si è girato. Qui c'è lo sfogo, lì là, lì da ferro io, questo qua. Questo canellone qua, questo è tutta la coppa qua. Sopra. Questo qua è tutto otturato. Ci hanno detto che in antichità c'era un fiume qui. È un fiume, questo è un fiume qua. Questi sono serenischi qua, ma questo qua, tutto quanto a monte là, si è otturato e sta tutto in metà sta. E stava per andare a ferrovia, pure arrivato pure là là. Ma questo 20 anni fa, Silvio Sarno, ha risolto un po' la situazione. Hanno fatto i tubi ben meglio. Però ora si continua un'altra volta. Ora arriva l'acqua dalla Boratti e dall'ospedale, l'angolo. Tutta l'acqua si convoglia tutto quanto qua. Poi stanno la campagna che non puliscono. Non vengono mai pulito niente.
il cannellone non è stato mai pulito. Sì, è stato un canale, qua, si vede qua, qua, si vede. Che poi sotto qua, se è sceso tutto quanto, non si fa, non lo ripiena, non si fa. E passa sempre, è scattato sempre. 5 anni che si è scappato questa rete qua, tutto questo è un cannellone grosso, che viene da sopra. Su 5 anni non hanno aggiustato ancora queste cose, questi negriti alzati, pure la coppa, nessuno ha aggiustato ancora. Qui, questo è tutto quanto un cannellone che viene da sopra. Da sopra. È otturato, da sopra, fino a ponte, è otturato e prende tutta l'acqua a questa parte.